Siamo nella Val Colvera, una valle a ridosso di Maniago, caratterizzata nel suo ingresso da una bella forra, abbastanza pronunciata, una forse delle più belle a livello paesaggistico. Dopodiché all'interno ci si addentra in questa bella valle larga, abitata fin dai tempi dell'antichità. Il percorso che faremo oggi è un percorso che parte dalla località Fornasate e si dirigerà verso Ailandris. Il primo tratto attraverseremo proprio la borgata, dopodiché entreremo nella valle. Lungo il percorso in questa zona possiamo trovare delle piante abbastanza caratteristiche quali la Botrichium virginianum, il rapunzolo di roccia, la Primula auricola. Queste piante sono caratterizzate, soprattutto le ultime due, nel vivere in ambienti di alta montagna, ma le caratteristiche pedoclimatiche di questa zona gli permette di vivere anche a bassa quota. Siamo in Val Colvera proprio perché il torrente che caratterizza la Val Colvera si chiama appunto Colvera. Questo torrente Colvera è caratterizzato ad avere due rami principali che si uniscono proprio in questo punto. Abbiamo a destra la Colvera di Raut e a sinistra la Colvera di Ou. Vengono chiamati così proprio per l'origine delle sorgenti. La Colvera di Ou ha l'origine proprio nel Monte Ou, dietro al versante nord del Monte Ou, invece la Colvera di Raut ha le sue sorgenti sul versante sud del Monte Raut, dopo Villa Santa Maria, un pezzo avanti verso la Palla Bazzana, si potrebbe dire che sono le sue sorgenti ufficiali. L'acqua del Colvera è un'acqua forse tra le migliori che abbiamo qui nella zona, tant'è vero che fino a poco tempo fa qui c'era anche il gambero d'acqua dolce. Si è estinto non tanto per l'inquinamento ma proprio per l'utilizzo improprio del gambero. La Nila chiedeva come mai qui abbiamo due colori. Queste sono marne praticamente, vedete, non è calcare, è marne. Vi dicevo prima che qui siamo sulla giunzione delle croste continentali, quindi da questo momento in poi voi vedrete l'alternanza di ghiaia e argille. La differenza di colore di una marna rispetto all'altra è praticamente la composizione chimica. In quella grigia c'è più ferrite, per cui cambia un attimino il colore. La stessa cosa la si vede ad esempio nella selce, se troviamo, qui non ne abbiamo, ma quando troviamo la selce la troviamo sia rossa che scura, dipende dalla composizione minerale, quindi la presenza di ferrite, la presenza di piriti e quant'altro. Questo percorso diventa importante anche dal punto di vista geologico, in quanto siamo nel rimescolamento delle due faglie. Sappiamo bene che con la deriva dei continenti, a un certo punto questi si scontrano tra di loro, fanno emergere le montagne, però c'è la giunzione dei continenti. Qui da noi passa la famosa linea periadriatica, la linea ormai Barci-Staroselo, che ha originato oltretutto il terremoto del 1976, e in questo ambiente si vedono proprio gli effetti di questa giunzione, tant'è vero che troviamo sia gli ambienti carsici, con i calcari, con le rocce che si sciolgono in presenza di acqua acida, caratterizzati proprio dalla placca europea, e che si rimescolano proprio in questa zona con la parte africana, caratterizzata da avere limi, argille, flish di vario natura. Inoltre in fondo, all'arrivo di questo percorso, troviamo i due Landri, il Landri Viert e il Landri Skur. Il Landri vuol dire grotta. Queste grotte sono formatesi in qualche milione di anni sia per il fenomeno carsico che per il fenomeno di erosione. Soprattutto il Landri Viert, quello grande, quello immenso, a quanto pare, in qualche milione di anni fa, è stato proprio il corso d'acqua che qualche studioso ritiene che di qua passasse il Celina, che erodendo, grattando un po' la montagna, abbinandolo poi allo scioglimento dei calcari, ha creato questa grotta enorme. I Landri Skur invece sono delle caverne molto più piccole, in cui l'ingresso è molto più chiuso e all'interno della montagna si aprono queste cavità che sono prettamente di origine carsica. Sembra di passare quasi in mezzo a una gola, però troviamo già subito il primo segnale di ciò che andremo a vedere. Questo arco è scavato proprio dall'acqua nella parte più debole del calcare, lasciando invece la parte superiore più rigida, fino a formare proprio un vero e proprio ponte naturale. Proseguendo sul percorso, adesso andremo a vedere le grotte che vi dicevo prima, quelle che sono chiuse all'esterno, infatti si aprono all'interno della montagna e sono state battezzate proprio Landri Skur perché sono buie, sono scure. L'ingresso è piccolo e dentro si apre una bella grotta. Questa zona qui è stata censita addirittura dal catasto delle cavità naturali a livello del Friuli Venezia Giulia ed è rientra proprio tra i geositi del Friuli. Quando parliamo di grotte parliamo di carcismo. L'acqua acida scioglie piano piano il calcare e con la pazienza di oggi, di domani, di qualche milione di anni inizia a dare origine a quello che è il fenomeno carsico.
Il fenomeno carsico è stato studiato per la prima volta nel Capo Triestino, per quello si chiama proprio il fenomeno carsico, ed è composto da varie tipologie, vari aspetti, tant'è vero che troviamo i campi carsici dove ci sono queste rocce abbastanza grattate, dalle doline, dagli inghiottitoi, dalle grotte sotterranee. Poi ci si accorge che questo fenomeno carsico è diffuso soprattutto qui, anche qui da noi, in mezzo alle Dolomie. Le Dolomie, ricordiamolo, è un semplice calcare, e questo è ricco di magnesio, per cui resiste molto di più alla dissoluzione del calcare, però troviamo parecchi tipi di calcare che subiscono queste erosioni. L'infiltrazione dell'acqua è presente in tutti questi fenomeni, infatti ha piovuto, oltre a vedere l'acqua che cade giù all'esterno, la troviamo dove sono io qui ad esempio, all'interno. È proprio l'acqua che filtra all'interno di queste montagne che poi dà origine a quelle altre forme che sono l'effetto del fenomeno carsico, le stalattiti, le stalagmiti, le pelle di leopardo, la formazione a cavoli. Questo è famoso Landrivierd, Vierd perché è aperto, vedete che mentre con le prime era scuro perché aveva un ingresso piccolo e dentro era largo, questo qua è tutto bello grande, ampio. E come vi dicevo prima, vista l'ampiezza di questo sito, difficilmente un ruscello come questo qui può averlo creato, ovvero potrebbe anche averlo creato con tanta pazienza. Però l'ipotesi del Celin sembra quella più accreditata. In questa zona oltretutto si vede abbastanza bene i fenomeni geologici. Partendo un attimino da molto lontano, dobbiamo ricordarci che qui da noi parecchi milioni di anni fa c'era il mare che diventa meno profondo, quindi un mare di palude, il mare che deposita nel suo fondo vari tipi di materiale, tra cui i gusci delle conchiglie, quindi i carbonati, che questi piano piano si sedimentano e quindi danno origine un po' alle rocce calcaree. E ci sono anche le varie evoluzioni, tant'è vero che se voi vi guardate attorno trovate uno strato molto duro di calcare bene compresso, però nella parte sotto, ad esempio, nella parte sopra, qui dietro, vedete che c'è anche del materiale abbastanza strano. Probabilmente quel materiale lì sono materiali franosi, materiale già originatosi, che è venuto giù, che ha fatto una specie di frana, è stata ferma lì, poi sopra si è depositato di nuovo altro materiale, quindi ha creato questo materiale una semplice pressione che non si è consolidato, non si è trasformato in roccia vera e propria. E infatti vedete anche la diversità di tipologia della roccia. In 50-60 metri di altezza che abbiamo possiamo toccare qualche milione di anni guardando un attimino la stratificazione. Tant'è vero che su quella fascia lì, ad esempio, se abbiamo un po' d'occhio troviamo addirittura i fossili incastrati dentro al calcare, quindi la presenza, il rilievo della scogliera. Uno studioso qualsiasi che abbia un po' più di coraggio rispetto agli altri inizia a girare su queste montagne e riesce a toccare con mano l'evoluzione di qualche milione di anni di storia.